Bentornati. Per la serie di interviste politiche oggi ospitiamo la Lega, presente qui in studio una mattina con Massimiliano Fedriga, capogruppo alla Camera. Buongiorno. Buongiorno. Ben arrivato. La Lega, come sapete, insomma, basta leggere i giornali o seguire i telegiornali, le polemiche intorno al caso Macerata sono ancora lì. La Lega è accusata da molti di utilizzare toni razzisti e di aizzare reazioni come quella di Traini a Macerata. Il centro-sinistra dice che voi state cavalcando quest'onda. Cosa rispondete? Beh, mi sembra un dibattito surreale quello sollevato dalla sinistra. Cioè, chi denuncia un problema, e il problema legato all'immigrazione incontrollata che il nostro paese sta subendo, i nostri cittadini stanno vivendo, è un problema oggettivo. Loro vorrebbero che coloro che denunciano il problema diventino la causa del problema. Siamo all'incontrario della realtà. Noi abbiamo proposto delle soluzioni e penso che sia dovere della politica, se ci sono delle situazioni gestite male, che creano allarme sociale e non permettono che i nostri cittadini possano vivere tranquillamente nella propria città, nel proprio comune, nella propria abitazione, la politica deve denunciare questi casi. Non è una facoltà, è un obbligo. E invece di interrogarsi cosa non funziona della gestione dell'immigrazione clandestina, accusano chi denuncia il problema. Mi sembra una deresponsabilizzazione totale da parte di una classe politica, quella di centrosinistra, che ha governato fino ad oggi anche la questione dell'immigrazione. La questione della recrudescenza del fascismo. Le preoccupazioni ci sono un po' in tutta Europa. La linea della Lega, quella di Salvini, è di dire il fascismo è morto, non c'è più, voltiamo pagina. Ma basta dire il fascismo è morto, non ne parliamo neanche? Ma guardi, secondo me è un dato oggettivo che il fascismo sia morto, come fortunatamente, esattamente come l'assolutismo comunista non esista più. Chi vuole spostare il dibattito su fascismo e comunismo credo che non voglia affrontare i problemi quotidiani che vivono i cittadini. Credo però che l'allarme legato all'immigrazione clandestina è aumentato da 6 svuotacarceri votati da questo Parlamento che lasciano di fatto liberi i delinquenti. Per capirci, l'ultimo la scorsa settimana in Commissione Giustizia, se ne è parlato poco, ma il PD ha votato una delega al governo che prevede che coloro che sono condannati fino a 4 anni per qualsiasi tipo di reato possano accedere alle misure alternative e non andare più in galera. Questo vuol dire che lo spacciatore non può più andare agli arresti preventivi e rimane libero di circolare, e casi drammatici come quelli di Macerata, magari se lo spacciatore fosse stato messo in galera invece che libero di circolare sul territorio, si sarebbero evitati. Quello dell'immigrazione è innegabilmente uno dei temi, se non il tema centrale di questa campagna elettorale, con tutti gli addentellati che ne derivano. Come si risolve il problema? È possibile immaginare un'espulsione di massa di clandestini, come suggerisce la Lega? Sono almeno una decina i paesi, potrei fare l'elenco, che non sono soltanto in guerra, ma sono in aree di crisi da cui provengono gli immigrati. È difficile immaginare di risolvere i problemi a casa di queste persone. Guardi, io le porto i dati dello scorso anno. La Germania ha effettuato 75.000 espulsioni, tra espulsioni e respingimenti. L'Italia 5.700. La prima etnia che arriva in Italia è quella nigeriana, che non sta scappando da alcun tipo di guerra e nemmeno dalle persecuzioni di Boko Haram, perché Boko Haram è presente soltanto negli stati del nord-est della Nigeria, principalmente nello stato di Yobe, e noi subiamo invece un'immigrazione che viene dal sud della Nigeria, migliaia di chilometri di distanza dall'area di crisi. Questo cosa significa? Che ci sono le soluzioni? Sì, noi l'abbiamo dimostrato. Nel 2010 abbiamo diminuito gli sbarchi del 90%, e sono dati del Viminale, non i dati del manuale del perfetto leghista. Evidentemente con accordi con i paesi di transito anche delle migrazioni e un intervento diretto in quelle aree si possono ridurre drasticamente gli sbarchi. In secondo luogo, credo che la soluzione dell'accoglienza diffusa sia stata fallimentare, perché noi stiamo sparpagliando sul territorio nazionale, impedendo di fatto alle forze dell'ordine di effettuare un controllo, persone che non sappiamo chi siano. Le identificazioni che vengono fatte in realtà sono un'impronta digitale con un nome dichiarato dalla persona, senza avvalorato da alcun tipo di documento, e con una data di nascita inventata. Ho testimonianza diretta di centri dove sono tutti nati il 1° gennaio. Adesso io non credo che in Nigeria ci sia l'usanza di accoppiarsi in un determinato periodo dell'anno per far nascere i bambini il 1° gennaio. Evidentemente abbiamo dei dati falsi e uno Stato responsabile non dovrebbe permettere a queste persone, che non sappiamo chi siano, cioè se portavano i fiori ai vicini di casa in Nigeria o se sono scappate dalle carceri libiche durante le primavere arabe, ebbene non dovremmo permettere a queste persone, non sapendo chi siano, di circolare liberamente e fare quello che vogliono. Senta, un tema che è andato un po' in ombra,
in questi ultimi giorni è quello delle pensioni, della Fornero, eccetera. Resta il problema tra voi e Forza Italia se cancellare la legge Fornero, come dite voi, oppure modificarne alcune conseguenze, diciamo, negative, come dice Forza Italia. È un problema che avete ancora aperto. No, guardi, io credo sia risolto, perché io ho collaborato a scrivere il programma di coalizione e quindi so bene quello che c'è scritto nel programma di coalizione firmato da tutti i leader, Berlusconi, Meloni, Salvini e noi con l'Italia. C'è scritto a chiare lettere azzeramento della riforma delle pensioni Fornero, e noi ci fidiamo di quello che firmano. E noi cosa proponiamo? Ovviamente ci deve essere però una legge previdenziale. Noi prevediamo che ci sia quota 100, ovvero la somma dell'età anagrafica più l'età contributiva. Se fa 100, una persona può accedere ai benefici previdenziali, ad esempio 61 anni di età, 39 di contributi, una persona può andare in pensione, oppure la soglia di 41 anni di contributi, indipendentemente dall'età anagrafica, per accedere ai benefici previdenziali. È una riforma economicamente sostenibile e soprattutto socialmente sostenibile. La riforma Fornero non ha creato soltanto un danno a coloro che dovevano accedere alla pensione, ma pensiamo al blocco del turnover, il blocco del ricambio generazionale, che ha contribuito direttamente a creare quel 36% di oggi, ma che ha toccato punte di 44% di disoccupazione giovanile. Se doveste andare al governo, manterreste le unioni civili così come sono, oppure le modifichereste drasticamente, così come ha proposto il presidente Berlusconi, qualora andasse al governo lui? Guardi, il problema delle unioni civili non è stato quello di dare nuovi diritti, perché i diritti sono convinto che si possano dare, anzi si debbano dare, modificando il codice civile, perché una persona può decidere a chi essere assistito in caso di malattia, a chi far subentrare il contratto d'affitto, indipendentemente dal rapporto sentimentale che esiste fra le due persone. Faccio un esempio: io posso farmi assistere in ospedale dal mio migliore amico, perché no? Altra cosa è se si vuole annullare il concetto di famiglia e di matrimonio dicendo qualsiasi cosa è famiglia, qualsiasi cosa è matrimonio. Questo non vuol dire dare nuovi diritti, vuol dire fare di tutto ad un fascio e andare ad abiurare quel concetto che è la base della nostra società, ovvero la famiglia naturale. Abbiamo pochi secondi, una domanda che è uno degli indovinelli di questa campagna elettorale: dialogo Movimento 5 Stelle Lega, è possibile? Ma in questo momento la vedo molto difficile, perché avere un dialogo con un soggetto che cambia idea un giorno sì e l'altro pure, diventa difficile. In aula hanno votato sull'immigrazione, per esempio, cosa di cui parlavamo, molto spesso insieme a Vendola, insieme all'estrema sinistra. Poi sul blog scrivono invece che condividono delle idee della Lega. Vorremmo capire prima cosa sono i 5 Stelle, prima ovviamente di poter aprire questo tipo di dialogo. Grazie a Massimiliano, grazie a voi per essere stato con noi, capogruppo alla Camera della Lega, buon lavoro.